Si intitola Time Out e racconta di un tempo sospeso, quello che si crea al termine di una battaglia, quando bisogna mettersi a scavare nelle pieghe del sapere per trovare forme inedite di confronto e convivenza. È la mostra inaugurata ieri sera nel ridotto del Teatro Ponchielli, realizzata dagli studenti della Quinta A indirizzo scenografia del Liceo Artistico Stradivari di Cremona. Ormai è diversi anni che facciamo dei progetti per avvicinare i giovani al teatro, per farli scoprire anche loro che questo mondo è abbordabile per tutti, e soprattutto ci piaceva l'idea che i ragazzi, come sul progetto di diritto di critica, anche in questo progetto si rendessero protagonisti. L'installazione è liberamente ispirata allo spettacolo Socrate è sopravvissuto come le foglie, con la regia di Simone De Rai, inserito nella stagione di prosa del Teatro Cremonese e basato sul romanzo Il sopravvissuto di Antonio Scurati, dove lo scrittore immagina che un giovane all'esame di maturità massacri l'intera commissione risparmiando solo il professore di filosofia. Ecco che nel ridotto del Ponchielli gli artisti hanno ricreato l'orrore generato dal vuoto provato dallo studente protagonista del romanzo. Abbiamo provato a ridurre, a scarnificare, a togliere il più possibile quello che invece sembrava ridondante, che era il corpo della scena di questi insegnanti che sono stati massacrati. E era molto forte per loro come dire, avvicinarsi, come dire, mettere in mostra invece questo. Lo spazio è invaso così da frammenti di esistenza, corpi celati dalle lenzuola che attestano la tragedia appena consumata, un tavolo da gioco per la battaglia navale dove le pedine, coperte dalle pistole, pongono interrogativi sulla percezione del tempo. Disegni che rappresentano luoghi in cui trovare riparo. La mostra Time Out, con il progetto sonoro a cura di Angelo Petronella, è un'esperienza visiva e musicale che sarà visitabile dal pubblico ad orari variabili fino al 12 febbraio con ingresso libero.